Amici delle api, buongiorno. Ci troviamo nell'apiario montano, 750 metri sul livello del mare. Oggi è il 23 settembre e il tempo è ottimo e direi che la nostra visita è stata abbastanza proficua, nel senso che c'è tantissima importazione, è un periodo in cui c'è l'edera, che è l'ultima fioritura importante qui in quota, e le api stanno portando tutto quello che riescono all'interno. Noi abbiamo portato 2 litri di sciroppo 2 a 1 per aiutarle, ma in realtà non direi che non ne hanno bisogno. L'abbiamo messo lo stesso perché l'edera ha la tendenza, il miele di edera ha la tendenza a cristallizzare molto velocemente in modo molto forte, molto duro, e quindi il timore è che le api abbiano sì la scorta, ma poi non riescano ad usarla perché non riescono a mangiare il miele. Allora noi che cosa facciamo? Le aiutiamo dando dello sciroppo in modo tale che il loro miele di edera venga in qualche modo diluito e quindi sia più morbido. Ecco qua, possiamo dare uno sguardo anche dall'altro lato dell'arnia. Come potete vedere, soprattutto l'arnia viola ha veramente un gran bel movimento, tantissima importazione, tantissime bottinatrici, tantissimo traffico. Un po' meno l'arnia azzurra, ma anche lei, insomma, si dà da fare. Ok. Cosa possiamo dire? Eravamo un po' molto preoccupati perché qui le temperature sono scese piuttosto velocemente. Lo ricordiamo, siamo in montagna, quindi 750 metri sul livello del mare. Io temevo facesse molto molto più freddo, in realtà adesso sono all'incirca le 14 e fa sicuramente, ci sono più di 20 gradi, la notte però le temperature scendono parecchio e allora ero un po' intimorito, ho detto andiamo a vedere come stanno direi benissimo, a parte che stanno portando grandissima scorta di miele, credo di edera perché non credo che ci sia nient'altro. Come vedete anche i prati sono assolutamente senza fiori, un po' perché sono stati tagliati, sono stati potati, insomma sono stati falciati, e un po' perché la stagione ormai è finita e hanno tantissima anche covata o percolata, molto poca invece fresca, quindi probabilmente stanno per nascere le api che passeranno l'inverno. Lo ricordiamo, le api non sono tutte uguali, le api che diciamo così nascono durante il periodo della bella stagione sono fatte in un certo modo, non parlo evidentemente dell'estetica ma di quello che hanno al loro interno, mentre quelle che nascono in questo periodo, quindi tra settembre e ottobre, hanno una percentuale di grasso maggiore e sono più resistenti, quantomeno è previsto che vivano molto più a lungo delle loro sorelle, diciamo, che nascono durante il periodo estivo. Questo un po' per la conformazione particolare, un po' perché durante l'inverno ovviamente, soprattutto qua in altitudine, si vola molto 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 meno, e quindi naturalmente diciamo così la vita si allunga perché le api si consumano, diciamo così, volando, sia per quanto riguarda le ali sia per quanto riguarda ovviamente la predazione, quindi animali che le possono catturare. Quindi dicevamo, le api che nascono nel periodo autunnale, che attraverseranno tutto l'inverno, di solito in genere vivono di più. Comunque direi che la visita è stata positiva, abbiamo nutrito, abbiamo
visto che all'interno le regine sono presenti sia nell'arnia viola che nell'arnia azzurra, tanta covata o percolata, molto poca, quasi nulla, quella fresca, murate di miele, murate intendiamo telaini interi pieni di scorte di miele. Quindi direi che l'inverno per il momento si avvicina nel migliore dei modi. Se vi è piaciuto il video lasciate un commento, un like, se avete delle perplessità, delle domande scrivetele qua sotto e noi proveremo a rispondervi. Naturalmente tenete presente, come sempre lo ribadisco, sono l'apicoltore della domenica, sono un principiante, non voglio insegnare niente a nessuno, non sono un esperto, non prendete quello che dico per oro colato, ok? Se qualcuno è più bravo di me, scrive qui sotto e dice come stanno in realtà le cose. Grazie mille, alla prossima!